Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao Daniele, ciao Mammat, ciao Umberto, ciao Allegram. Questa sera siamo in attesa che arrivi con noi Raffaele De Vita, che è un calciatore che ha passato la sua intera carriera nel Regno Unito. Ha fatto un po' quello che noi esterofili amanti del calcio in UK abbiamo sempre sognato, sperato di fare. Ha giocato sia in Inghilterra che in Scozia e quindi ci racconterà un po' la sua esperienza. Spero che stasera l'audio vada meglio dell'ultima volta, che con Marco Negri c'era un po' di disturbo. E quindi vedo che siamo in tanti che stasera mi fa molto piacere. Ok, allora Raffaele è arrivato e quindi lo inseriamo nella nostra. Diretta. Ciao Raffaele, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a te. Ciao, come stai? Bene, Tutto bene, tu? è un periodo un po' così, però dai, bisogna andare avanti e fare quello che ci hanno detto di fare. Sì, purtroppo stiamo tutti sulla stessa barca, Sì. diciamo, e in qualche modo questa situazione sta colpendo tutti, quindi che dobbiamo fare? No, niente, infatti, ripeto, provare a fare, cioè provare a fare, fare quello che ci hanno detto di fare e basta, sono sperare che la cosa si normalizzi il prima possibile. Sei in Scozia tu adesso? Sì, sono in Scozia, ovviamente da quando è fermo il campionato non ci siamo potuti muovere. Io e mia moglie, che anche lei è italiana, e avremmo voluto in qualche modo riuscire a tornare, ma forse l'Italia era il posto peggiore in quel momento Assolutamente. dove andare a rifugiarsi, quindi Assolutamente. siamo qua in attesa che qualcosa si sblocchi, anche se soprattutto in Scozia, col fatto che siamo un po' indietro con i numeri rispetto all'Italia, penso che ancora ci sarà più di 1 o 2 mesi forse di lockdown, di quarantena. Sì. Sei a Folker tu adesso? E sì, sono in prestito al Falkirk fino a fine campionato, ovviamente non Sì. si sa, dalle ultime voci è molto in dubbio il fatto Sì. che la stagione si possa terminare, quindi diciamo che potrei aver già finito qua la mia esperienza al Falkirk, che sarebbe un peccato. Sì. Ma, sei andato a visitare le statue dei cavalli che ci sono, no, dei cavalli del sì. Sì, ma poi Falkirk, io comunque abito a un quarto d'ora da Falkirk, Ok. quindi anche se non avevo mai giocato a Falkirk, comunque ci sono passato diverse volte, quindi è una zona che conosco molto bene. Sì, assolutamente. Senti, come la stai vivendo questa situazione in cui ci siamo venuti a trovare? Male, se devo essere sincero. Da una parte, quando penso a chi sta veramente male, mi viene da dire: ma di cosa ti lamenti? Però, Certo. se la vediamo dal punto di vista del calcio, di quello che faccio, è una tragedia, perché la cosa più brutta è che non si sa quando e come tutto ricomincerà. Perché, Certo. secondo me, per la maggior parte dei calciatori, se gli dici: ok, la situazione è così, ma fra 6 settimane o fra 2 mesi si ricomincia al 100%. Già così sarebbe meglio, secondo me, ma l'incertezza, un po' il fatto che non si sa nulla Brutta. è dura, sì, è dura da gestire. No, vedo che ci sono parecchie polemiche riguardanti i voti perché la federazione ha chiesto dei voti, la federazione vorrebbe annullare, cioè annullare, scusa, confermare le classifiche, cristallizzare le classifiche attuali e invece vedo che ovviamente Rangers e Hearts non vogliono, e Celtic invece Certo. vorrebbe, la maggior parte delle squadre vorrebbe perché poi conserverebbero la propria categoria.
Però quelli che retrocederebbero, Partick Thistle in primis, dove hai giocato anche tu quest'anno, non vorrebbe assolutamente che retrocedere, e giustamente anche. Ti stai allenando tu in questo periodo? Sì, anche quella è una cosa un po' difficile da fare perché non sapendo quando ricomincerà tutto è difficile capire su cosa allenarti perché potenzialmente ci potrebbe essere una nuova preparazione, un nuovo prestagione, quindi non sai se adesso è il caso di spingere o di mantenersi su allenamenti blandi. E quindi ci stiamo allenando, nel senso ci stiamo mantenendo in forma, più di quello non puoi fare. Ovviamente il fatto che non puoi toccare il pallone perché da solo è difficile, influisce molto. Certo. E sei nato a Roma, sei tifoso della Lazio. Da dove nasce questa tua passione e come la vivi stando distante dall'Italia? E sì, sono tifoso della Lazio e nasce, guarda, è strano perché comunque io non ho la mia famiglia non viene da Roma, io sono nato e cresciuto a Roma, ma la mia famiglia è parte dalla Sardegna e l'altra parte dalla Calabria, quindi non nasce dalla famiglia come per la maggior parte dei bambini, no? Quando tuo papà ti costringe più o meno Certo. a seguire una squadra. Io mi sono avvicinato tramite amici che avevo in classe, diciamo, simpatia per qualche giocatore e fortunatamente non sono stato uno di quelli che si è avvicinato all'altra sponda del Tevere, come dicono. E poi l'ho portato avanti. Certo, i primi anni in cui mi ero trasferito in Inghilterra è stato molto difficile perché anche se sono giovane, comunque parliamo del 2004, quando internet non era così utilizzato è facile da utilizzare, quindi io molte volte passavo settimane senza poter vedere immagini dall'Italia e seguivo soltanto i risultati il sabato e la domenica e non era facile. Poi col passare del tempo ho avuto la possibilità di riprendere anche a seguirla tramite la radio e televisione italiana che adesso posso che ho a disposizione qua e quindi è una delle cose che mi mantiene più in contatto con l'Italia. Certo. Senti, a 16 anni ti trasferisci al Blackburn Rovers, giusto? Quindi in Inghilterra. E come mai questa scelta? Volevo chiederti, e poi soprattutto, è stato difficile il tuo trasferimento, il tuo adattamento, soprattutto nel periodo iniziale? E, beh, la scelta è stata un po' tutto surreale perché ho avuto pochissimo tempo per decidere. Sono passato da essere un bambino che andava a scuola come tutti gli altri e giocava a pallone per divertimento allo spazio di pochi mesi a dover cambiare vita praticamente. Certo. Quindi il tempo è stato poco per stare lì a ragionare, anche perché forse se la mia famiglia avesse ragionato un po' di più non mi avrebbe mai lasciato andare perché è stata. Non avevo neanche compiuto quei 16 anni, avevo 15 anni e stavo in secondo superiore, mi sembra, quindi è stata una scelta importante. Però per me, ad essere onesti, non è stata così difficile, perché io a quell'età, come tanti ragazzi a Roma e in tutte le parti d'Italia, non avevo mai visto un campo d'erba, cioè giocavo in campi d'erba battuta come tutti gli altri, quindi quando sono andato a Blackburn ho visto un altro mondo, era come un bambino quando lo porti al giostre, campi che sembravano biliardi, campi al coperto, palestre nuove di zecca, e praticamente vivevi, noi avevamo il pensionato circondato da tutta la struttura, con i campi d'allenamento e la mensa, tutto il resto, quindi per me era un sogno. Se ti dico, ecco, molte persone fanno fatica, ma penso che più quando parti. Quando sei più grande, magari hai già delle abitudini a cui fai fatica a rinunciare, ma all'età, quando hai 15 anni, vuoi solo giocare a pallone. Certo. Diciamo, a parte la lingua, non ho fatto molta difficoltà. Beh, poi Blackburn Rovers è una squadra storica del calcio inglese. I Wood Park è uno dei stadi più belli d'Inghilterra e hanno vinto anche, sì, anche il titolo d'Inghilterra nella storia. Quindi, insomma, Sì. Sì. no, non sei cascato proprio male, ecco, diciamo. Però non hai debuttato in prima squadra, giusto? A Blackburn, no. No, non ho mai debuttato e Blackburn, diciamo, la sfortuna per me è stata che sono approdato a Blackburn quando la prima squadra viaggiava
diciamo, nelle parti alte della Premier, era il periodo in cui Mark Hughes era allenatore, la squadra era veramente forte, quindi realisticamente anche a quell'età già avevo capito che sarebbe stato molto difficile arrivare in prima squadra, perché comunque a quel momento ero, in cui giocavo attaccante, davanti a me avevo nomi tipo Roque Santa Cruz, Benny McCarthy, Nonda, gente comunque che veniva da un background abbastanza notevole, quindi all'età, quando ho capito a 19-20 anni che l'occasione non arrivava, ho capito che era il caso di fare esperienza altrove. E vai in Scozia, a Livingston, e arrivi a Livingston in un periodo particolare per il club, perché tu sei rimasto lì 3 anni e il club è andato in amministrazione, quello che loro chiamano amministrazione, che da noi fondamentalmente è un fallimento, quasi un fallimento, perché l'amministrazione, la società viene controllata da delle persone Esatto. specifiche, esatto, e quindi, Esterne. esattamente, che ricordo hai di quel periodo, perché tu sei, diciamo, retrocesso con la squadra in terza divisione, che è l'attuale League 2, e poi sei ritornato. Che ricordo hai di quella prima esperienza al Livingston? Guarda, inizialmente è stata una situazione molto strana per me, perché essendo il club di proprietà di imprenditori romani, praticamente la società era a tutti gli effetti una società italiana all'estero, e io non l'avevo mai vista in vita mia. E dal presidente, amministratore delegato, gli chef, allenatore, staff, molti ragazzi che erano venuti in prova inizialmente. Quindi c'era tanta Italia in quella società. E il primo anno per me fu un po' strano, perché dalla gioia, diciamo, di firmare un contratto lungo con una società in cui mi trovavo bene alla prima partita in cui ho avuto un brutto infortunio e mi sono rotto il crociato, e quindi la prima stagione è stata un po', l'ho vissuta da fuori, anche se la squadra ha fatto bene, poi, come hai detto tu, si è conclusa male con l'entrata in amministrazione controllata, e nella seconda estate c'è stato l'allontanamento del presidente, di tutti gli italiani, e la società è stata acquistato da un gruppo di scozzesi, e da lì a quel punto avevo recuperato e quindi avevo bisogno di giocare, e sono rimasto, e alla fine dei 2 anni, diciamo, abbiamo raggiunto due promozioni consecutive e siamo tornati in Championship, e poi da lì io sono andato via. Sì, e nel primo anno che tu hai giocato a Livingston eri in First Division, che è l'attuale Championship, e hai avuto la fortuna di giocare con quello che dai più è considerato anche attualmente il centravanti più forte di Scozia, che è Lee Griffiths. Com'è Lee Sì. Griffiths come giocatore, ma soprattutto fuori dal campo? Perché dicono che sia un po' matto, ecco. Sì, hai riassunto bene. In campo è sempre stato, fin da io penso, forse aveva 17 anni in quell'anno, 17 anni, 18 anni, non di Lui è un più, quindi 90. sì, quindi era molto Sì, giovane, sì, sì. però già si parlava di lui, già aveva fatto vedere grandi cose l'anno prima che io arrivassi. Poi con Landi, l'allenatore alla Landi, quell'anno lui esplose, fu una delle note più positive della stagione. Era un ragazzo, era molto, diciamo, era difficile allenarlo, nel senso era uno che non seguiva indicazioni tecniche, tattiche più che altro, era uno molto istintivo, e mi ricordo c'era una particolarità sua, che correva sempre con la testa bassa, e quando pensavi che si era perso, diciamo, nell'azione, aveva sempre questo tiro micidiale che ha fatto Certo. vedere in molte occasioni, è una delle sue caratteristiche principali, e tirava da dovunque, lui anche in situazioni dove magari da 20 metri angolato tirava senza problemi e riusciva a creare un'occasione dal nulla. Come ragazzo fuori dal campo è un ragazzo molto problematico, nel senso è, come diciamo in Italia, un pezzo di pane, nel senso non è un cattivo ragazzo, però viene da una situazione familiare molto difficile, nel senso è uno che non ha mai avuto genitori, è sempre stato cresciuto, vi ricordo che lo cresceva il fratello maggiore, quindi è un ragazzo che ha sempre avuto problemi, molte volte si assentava, non si capiva dove era andato a finire, e questi problemi purtroppo li ha portati avanti per tanto
tempo. Adesso ho visto che negli ultimi mesi ha ripreso a buoni livelli, ma come hai detto tu, secondo me è il miglior attaccante che in questo momento c'è in Scozia, quindi la nazionale in particolare ha bisogno che lui ritorni ai livelli dove era arrivato qualche anno fa, perché secondo me, a parte due o tre attaccanti che adesso giocano in Premier, non ce ne sono a livello suo. No, no, no. Sì, McBurney probabilmente quello che gioca, non McBurney, sia sì. più, sì, lui è bravo. Però diciamo che il sinistro di Griffiths, lui, come dici tu, probabilmente con una testa diversa avrebbe fatto molto meglio in Inghilterra, perché lui comunque al Wolverhampton ha avuto la sua occasione, però poi non l'ha sfruttata a dovere. È stato un peccato perché avrebbe Aspetta, fatto. Enrico, mi sa che dicono che c'è l'eco, Sì, forse con le cuffie mie ho prova a abbassato un po'. levare. Sì, ho abbassato No, un ma forse po'. sono anche che io provo a levare le cuffie un attimo. Sì. Beh, sì, Vediamo. perché sì. Anche l'altra volta che eravamo un po' in difficoltà. Mi Adesso sento ti ho meglio perso. adesso. Sì. Ti ho perso. Non ti, adesso io ho abbassato un altro po'. Vediamo, speriamo Ok, che vada forse mi meglio. dovrò sentire meglio. Ok. E quindi poi insomma. Ripartite dalla third division, fate due promozioni e a quel punto ti trasferisci in Inghilterra, allo Swindon Town, e lì hai la fortuna, anche per un tifoso della Lazio come te, di trovare come manager Paolo Di Canio, che era un po' il tuo idolo di infanzia. Che rapporto hai con lui? Come ti sei trovato con lui nei tuoi 2 anni? Poi lui è rimasto un anno e mezzo, ma nei tuoi 2 anni allo Swindon. Io benissimo, perché comunque per tanti motivi, prima di tutto, come dici tu, come hai detto tu, è sempre stato un idolo, non solo perché è un idolo dei tifosi della Lazio, ma anche perché comunque da italiano che è emigrato all'estero, che ha fatto fortuna in Inghilterra, ho sempre seguito la sua carriera con attenzione. E poi fin dall'inizio ho capito che come allenatore comunque mi avrebbe potuto dare tanto, per me è di gran lunga il miglior allenatore che ho avuto a livello di quello che mi ha insegnato da calciatore, cose che porto ancora adesso con me. E come, nel senso, so che è vero che tanti giocatori non hanno avuto difficoltà, comunque lui è un allenatore che chiede tanto, chiede forse alcune volte troppo, è perfezionista, è un allenatore che anche, io ti dico, assumendo il League 2, che è diciamo, la vecchia C2 Sì. per capirci, è un allenatore che per tutta la settimana potevi giocare contro l'ultima in classifica, una Barnet o una Colchester, una squadra sconosciuta, e lui sapeva praticamente dall'A alla Z di quella squadra, sapeva chi avrebbe giocato, se ti diceva esattamente con chi avresti giocato contro, i problemi che avresti avuto, cosa avresti potuto sfruttare. Quindi tu praticamente il sabato entravi in campo e sapevi già lui ti aveva detto come sarebbe andata la partita, tra virgolette, perché era un perfezionista e ogni giorno fa video di un'ora, un'ora e mezza, tattica, un'ora, un'ora e mezza ogni giorno, che per gli inglesi non è la normalità. Infatti alcuni di loro non ce l'hanno fatta a seguirlo più di qualche mese, molti sono andati via. In 2 anni a Swindon abbiamo avuto tanti tanti giocatori che sono arrivati e sono andati via dopo pochi mesi, perché comunque lui è una persona molto, i suoi metodi sono molto intensi e è difficile comunque stare dietro, però secondo me è un allenatore che se lo ascolti fino in fondo ti può portare soltanto a cose positive. Certo, e anche perché poi lui avete vinto la League 2 e in League 1 il secondo anno lui è stato esonerato a un mese o due alla fine del campionato, però poi avete fatto anche i playoff per andare in Championship, quindi la posizione, cioè il campionato in League 1 non stava andando male, probabilmente ha pagato un rapporto con i giocatori che non era buono, probabilmente perché Sì, sì. beh, lui diciamo che è più lui che ha preso questa decisione, nel senso Ah, è c'era stato lui, ah. un. Perché è un po' strano come è successo, perché c'è stato un cambio di società a gennaio quell'anno e il nuovo presidente, il nuovo proprietario aveva venduto alcuni giocatori, tra cui Matt Ricci, che era il giocatore più forte che avevamo, e senza la sua volontà. E quindi da un momento all'altro ci siamo trovati, eravamo primi in classifica, forse la partita prima che lui decise di andare via, e ci trovammo senza allenatore da un giorno all'altro. Fu un brutto colpo, almeno per me. Io lo ricordo come giorni brutti, perché avevo capito
Secondo me con lui mancavano 10 partite, saremmo saliti in Championship senza problemi. Invece con il nuovo allenatore che era molto diverso nei metodi, abbiamo fatto fatica. Siamo arrivati ai playoff, ma siamo arrivati scarichi e abbiamo perso col Brentford alla fine dei rigori. Sì, Di Canio poi ha smesso di allenare perché adesso comunque fa il commentatore. Io penso, presumo che lui abbia un po' abbandonato, abbia un po' accantonato l'idea di poter diventare di poter fare allenatore. È un peccato perché comunque è uno che di calcio ne sa, insomma, anche guardando i suoi programmi, è uno che ti spiega Assolutamente. per filo e per segno cosa sta succedendo in un campo di calcio. Però, cioè, non tutti possono fare allenatori, probabilmente lui si sente più adatto a fare un altro ruolo, insomma, secondo me. Sì, io pure dal di fuori la vedo un po', l'ho vista anche in un altro modo, nel senso comunque che lui è passato dallo Swindon dove noi eravamo ragazzi giocatori di League One, League Two che potevamo permetterci di andargli contro, tra virgolette, perché Certo. comunque Di Canio è poi non è quando comunque il valore dei giocatori è diverso, nel senso i soldi sono diversi. Quando tu poi vai a un Sunderland e a un giocatore come O'Shea o West Brown o a Fletcher gli dici di tratti diciamo un po' come dei soldati invece dei giocatori, perché lui comunque era molto, gli piaceva controllare tutti gli aspetti della società, dei giocatori, quindi era un po' dovevi comportarti un pochino come appunto un soldato. Quando lo fai con giocatori di Premier, secondo me è difficile che tutti ti seguano. Certo. Nel senso, giocatori lo spessore tipo quelli che ti ho appena detto, si mettono poco a chiamare il procuratore e dire io portami da un'altra parte perché qua non ci voglio stare. Nel senso, Certo. giocatori con offerte che appena alzano il telefono hanno offerte a destra e a manca. Quindi lui ha trovato difficoltà, secondo me, a far sì che questi giocatori lo seguissero come facevamo noi a Swindon. Infatti lui in molte interviste ha anche detto che lui ha trovato più professionalità in una categoria come la League One da noi che in Premier League dove c'erano giocatori di livello internazionale. Certo. Dopo lo Swindon vai, ti trasferisci al Bradford. La stagione è una stagione da metà classifica, senza grossissimi acuti, ma una cosa che ho sempre notato è che Bradford è una squadra, una società, un club che non ha praticamente mai vinto nulla, ha vinto un FA Cup tantissimi anni fa, ma ha una tifoseria strepitosa. Perché comunque, nonostante la vicinanza con Leeds, ma soprattutto con Manchester, hanno uno stadio bellissimo, tra l'altro, che è sempre pieno. Che rapporto hai notato tra la città di Bradford e la sua squadra? Guarda, la Bradford è una realtà come poche in Inghilterra, nel senso è una città innanzitutto abbastanza grande, forse una delle più working class in Inghilterra, nel senso non è una città povera, tra virgolette, si può dire, e la gente vive di calcio. Però la differenza con l'Italia è che, appunto, tu pensi una realtà del genere in Italia, con città importanti vicino, diciamo, metti, non lo so, una Piacenza per dirti, Sì. immagina le città che ci sono vicine, ti puoi immaginare, gli abitanti tendono comunque a, se possono andare allo stadio, a vedere le grandi squadre. Certo. Vicino a Bradford c'è Leeds a un quarto d'ora, Manchester a mezz'ora, e Liverpool vicina, quindi sarebbe normale, no? Molte persone seguissero una squadra più blasonata, però loro hanno questo attaccamento che è incredibile, ma secondo me poi col tempo l'ho capito pure, l'evento che li ha uniti molto al club fu l'incendio di tanti anni fa, che è famoso ovviamente per loro, è stata una delle più grandi tragedie della loro storia. Durante una partita si incendiò tutta la tribuna e persero la vita tantissime persone. Quindi da quel momento loro si sono uniti intorno al club e nonostante, come hai detto tu, non hanno mai vinto, non hanno mai avuto momenti di grande gloria, e hanno comunque, i tifosi hanno un attaccamento incredibile. E io quando sono arrivato, mi ricordo la terza o la quarta partita fu il derby con lo Sheffield United in League One, quindi dico una Serie C come, per farci capire da chi vive in Italia, 22-23 mila persone. Sono numeri Sì. impensabili in altre nazioni. Certo. Quindi come hai detto tu è una tifoseria incredibile. Incredibile. Mi ricordo qualche anno in Premier League l'hanno fatto un paio di anni, poi
pochi anni in Champions, proprio una carriera, una storia tra la Ligue 1 e la Ligue 2, poi soprattutto, eppure hanno fatto una finale di League Cup contro lo Swansea che però 5-0 c'erano 40.000 persone a Wembley. L'anno prima che ho firmato io, Esatto. sì. Ah sì, esatto, sì, quindi Che sconfissero pure l'Arsenal l'Arsenal nel e anche la Aston Villa, sì, fecero Esatto. una grandissima cup run. E Esatto. poi ti sei trasferito al Cheltenham e a metà stagione hai deciso di tornare in Scozia e hai ricevuto una chiamata da Ross County, che era un club da poco arrivato in Premiership. Che ricordo hai dell'anno e mezzo con il Ross County? Perché per il club è stato un anno e mezzo molto importante. Sì, io avevo lasciato il Cheltenham, mi sembra verso dicembre, gennaio, quindi avevo bisogno di trovare squadra subito, perché quando era la prima volta che mi accadeva di cambiare squadra a gennaio, so, in quei momenti per ogni calciatore è una situazione un po' difficile, perché comunque ti devi affrettare, perché comunque il mercato dura poco e hai bisogno di trovare sostituzione. Quindi io inizialmente ero stanchi, l'avevo vista come una possibilità di giocare fino a fine stagione per poi tornare in Inghilterra. E ovviamente è stata una scelta difficile, perché comunque Ross County è una società un po' unica, non solo in Scozia, non solo diciamo in Scozia, ma dappertutto, perché come posizione geografica è unica, è un posto inarrivabile. Io mi ricordo il primo viaggio per arrivare è stato. Sembrava che stavo andando da un'altra parte del mondo. La Scozia è comunque concentrata principalmente nella zona centrale, Glasgow, Edimburgo, e al massimo c'è Dundee un po' più a nord, ma Inverness e Dingwall sono posti, diciamo, 3-4 ore di macchina senza autostrada. È un posto unico, veramente. Però come società ti ci affezioni facilmente, perché loro comunque sono molto uniti col fatto che sono l'unica società insieme all'Inverness fuori un po' da quel circolo di squadre che si trovano qua al centro della Scozia, e quindi sono tutti molto uniti, e anche il fatto che tutti i giocatori vivono là porta, diciamo, a socializzare più facilmente, nel senso qua se giochi a una squadra di Glasgow c'è gente che abita sparsa da Edimburgo, Glasgow e Dundee o Perth, no? Quindi è difficile tenersi in contatto fuori dal campo. Invece lì sei sempre insieme, quindi è pure più facile formare un po' il gruppo fuori dal campo. E comunque il primo anno lo ricordo è uno dei ricordi più belli, perché eravamo praticamente spacciati Eh all'inizio sì. lì, che eravamo ultimi in classifica a 6 punti. Quando vidi la classifica, diciamo, avevo capito che l'obiettivo era giocare, ma non pensare troppo a se saremmo riusciti a rimanere in SPL. Invece poi, per miracolo, non so come, siamo riusciti a mettere una serie di vittorie di fila, e alla fine ci siamo trovati abbastanza tranquillamente. Avete fatto un gran girone di ritorno, mi ricordo, eravate spaziati, sei arrivato tu, insomma, mi ricordo avete fatto un filotto di vittorie dove tu hai fatto anche diversi gol. E invece nel secondo anno vi salvate la grandissima, perché addirittura arrivate Top nella 6. top 6, ma soprattutto vincete la League Cup, che è il primo e finora unico grandissimo trofeo che ha vinto il Ross County nella sua storia. Cosa ti ricordi di quel trofeo? È stata la tua più grande soddisfazione a livello calcistico della carriera? Forse per me personalmente no, principalmente perché non ho giocato la finale. Quindi penso ogni giocatore ti può dire tranquillamente che ti senti parte, ma poi quando non giochi una partita in particolare, diciamo, non la senti tua come la può sentire un altro giocatore che ha giocato 90 minuti. Certo. Quindi la ricordo un po' dall'esterno. Certo, quella giornata è stata una giornata bellissima per tutti, comunque per loro è un traguardo storico. Quindi mi sa che ti ho Sì, perso. ok, adesso si è ti ho ripreso, ok, ci Ecco, siamo. adesso ti vedo. E quindi sì, comunque è stata una cavalcata bella anche quella, e abbiamo fatto il Celtic in semifinale, e
E le partite prima abbiamo demolito Falkirk e United, quindi è stata una bella esperienza anche quella. Certo, l'Ibernian in finale, beh, soprattutto come hai detto tu, il Celtic in semifinale è stato qualcosa di incredibile perché insomma eravate, se non sbaglio, eravate in svantaggio, poi hanno espulso forse il portiere e avete ribaltato, avete vinto 3-1, quindi è stato sì, qualcosa di strepitoso. Mi volevo ricollegare a una cosa che hai detto tu riguardante la situazione di Dingwall, di Ross County. Ora, Dingwall è un villaggio di pescatori di 5-6 mila abitanti, eppure, nonostante siano così pochi in questo villaggio, hanno una buona media spettatori. Cosa hai visto, cosa hai percepito del legame tra non solo Dingwall, ma di tutta la regione, perché poi la squadra riprende il nome della regione, il punto la regione delle Highlands dove c'è Dingwall e la squadra di calcio, il suo legame. Guarda, la città in particolare, il paesino, la città neanche si può dire città perché come hai detto tu è molto piccola. Sono molto attaccati alla società, però hanno un modo di fare diverso dalle squadre di Glasgow, nel senso vanno allo stadio veramente per divertirsi, è difficile vedere contestazioni o fischi, hanno comunque una cultura diversa. E poi appunto diciamo, la società raggruppa anche tanti villaggi che sono sparsi, perché lì non c'è concentrazione una grande concentrazione di abitanti, ci sono molti villaggi sparsi con pochissime persone, è una situazione un po' surreale, però sono molto orgogliosi anche per questo, perché essendo molto isolati si parla poco di loro, quindi quando c'è la possibilità di mettersi in mostra a livello nazionale per loro è un grande orgoglio. Però sono persone fantastiche, un po' chiuse all'inizio come tutti i posti, no? Isolati e fuori dal mondo, tra virgolette, però una volta che si rendono conto che sei una persona che si vuole ambientare, che sei, tra virgolette, una brava persona, sono molto accoglienti e cercano di renderti l'esperienza ottima su tutti gli aspetti. Certo. Dopo Ross County ritorni a Livingston, ok? In questo momento, poi il Livingston è una squadra cosiddetta ascensore, cioè se non sbaglio nei 25 anni da quando il club si è trasferito a Livingston hanno fatto 10 tra promozioni e retrocessioni, che salgono, scendono con molta continuità. Quindi il primo campionato arrivi e stravincete la Ligue 1. Che ricordo Sì, hai di quel campionato? Mi pare con 20 punti di vantaggio. quello fu all'inizio fu difficile perché comunque avevo finito l'esperienza in SPL, volevo in quel momento avrei voluto ritornare in Italia e quindi ho passato tutta l'estate allenarmi con una società di Roma, Lupa Roma, però in quel momento proprio in quel momento ho capito che mi mancava un po' un ambiente troppo diverso per me, anche se mi trovavo praticamente a casa non riuscivo a trovarmi bene con il tipo d'ambiente che c'è in Italia in quelle categorie. Quindi ho avuto la possibilità di ripartire, ovviamente tornare in Ligue 1 non era quello a cui ambivo, soprattutto dopo aver fatto 2 stagioni in SPL, però Certo. essendo Livingston, essendo una società che per me è come la seconda casa, ho deciso di scendere di categoria e ricominciare da lì. Per fortuna poi la prima stagione, come hai detto tu, è stata abbastanza semplice, perché abbiamo vinto parecchi punti di distacco dalla seconda e poi il miracolo vero ovviamente è stato il secondo anno, come ben sai. Concordo con te. Secondi. E poi ai playoff avete battuto prima il Dundee United, che non era proprio così scontata, perché comunque Dundee United è una squadra che in Championship non c'entra nulla, sinceramente, co come storia, attenzione come storia. E poi in finale battete il Partick Thistle, che era la penultima della Premiership. Cosa ti ricordi di questi playoff? Guarda, in generale pure l'avvicinamento ai playoff noi l'abbiamo sempre fatto con distacco, nel senso sapevamo che stava accadendo un miracolo, già arrivare ai playoff per noi era un mezzo miracolo, perché come hai detto tu, se Mirren era praticamente aveva vinto il campionato si sapeva già da marzo, aprile. Certo. Dundee United era la squadra favorita, era una rosa che non c'entrava niente con la Championship, e davanti avevamo anche
Don Fermin è una società con un'ottima rosa, ogni anno comunque ha sempre ottime rose e squadre che hanno sempre fatto la Championship. Il Morton è una squadra che è sempre stata Sempre nella zona dei playoff. Quindi noi ci siamo sempre, ogni partita dicevamo, cavolo, siamo sempre più vicini, ma sempre senza farci trasportare troppo dall'entusiasmo. Quindi anche forse questo ci ha aiutato, soprattutto nella partita con il United. Siamo arrivati abbastanza liberi di mente, sapendo che comunque avevamo comunque raggiunto un grande risultato. E poi la partita all'andata fu quella sicuramente che ricordo con più piacere. È stata, anche secondo me, per i nostri tifosi, è stata una delle più belle trasferte che hanno fatto, perché vincere 3-2 lì e portare un risultato così importante a casa per il ritorno è stato fondamentale. E poi per me il ritorno per me è stato uno dei giorni più brutti, perché ho subito il secondo infortunio più brutto della mia carriera, però ero talmente contento per la società, per tutti, che diciamo, il dolore dell'infortunio si è un po' alleviato, e soprattutto poi con la finale contro il Partick, dove abbiamo strameritato sia l'andata che il ritorno. E ecco, questo mi ha aiutato a sopportare l'idea di dover perdere tanti mesi di calcio. Senza nulla togliere a voi che avete fatto, ripeto, degli ottimi playoff. Il Partick Thistle lo vedevo un po' scoppiato, sinceramente, nei playoff, però insomma, poi bisogna sempre Assolutamente. giocare le partite e vincerle. Questo infortunio di cui parli poi ti ha precluso praticamente il ritorno in Premiership, perché tu l'anno scorso poi hai giocato poco per questo motivo, giusto? Sì, Hai sì. fatto qualche presenza. Mi parlavi prima di tifosi. Si può dire che la tifoseria del Livingston non è che sia fredda, ma non è molto numerosa. Secondo me, sì. Loro hanno avuto un boom. Sabato ho intervistato Massimiliano Caputo, che è uno che aveva giocato nel Livingston, e lui mi diceva che lo stadio era sempre pieno. E gli ho detto: guarda, che negli ultimi anni non è proprio così. Infatti, il Livingston dà tre quarti di stadio quando c'è la tifoseria ospite, soprattutto a Celtic Rangers. Probabilmente il fatto che sia una squadra che per 50 anni ha giocato a Edimburgo, poi si è trasferita a Livingston nel 95, questo pesa. Dimmi se sbaglio, probabilmente. Assolutamente, sì, una delle cose che mi chiedevo all'inizio, no? Come un posto, è una città relativamente grande, comunque non ha pochissimi tifosi. Però poi mi hanno spiegato che comunque è una città nata, che è stata costruita dal nulla non tantissimi anni fa, per creare un posto, per creare abitazioni per le persone che volevano, diciamo, allontanarsi un pochino da Glasgow, da città grandi come Glasgow e Edimburgo. Quindi è una città che sta in mezzo a queste due grandi città, però è gente che non, diciamo, non è una società storica, quindi non è una fede che si può che si è tramandata di Certo. generazione in generazione. Quindi i nuovi, soprattutto i ragazzi giovani, è più facile che si avvicinano agli Arzo, all'Ipernian, o anche io, per esempio, il sabato mattina vedo molti pullman che partono qua per vedere il Celtic o i Rangers. Quindi Certo. è una C'è poca zona che tradizione, sì, c'è si può poca dire che c'è poca tradizione, tradizione, esatto. non è una vergogna. Però, come dici tu, lui Caputo ha giocato in un periodo dove forse il miglior periodo per la società era inizio 2000, forse, Sì. quando hanno Primo vinto anno anche la League in Cup. Premier League. Esatto. Io infatti vedo allo stadio, si vedono le foto di quel periodo, e sembra, è surreale vedere lo stadio, no? È pieno di tifosi del Livingston, perché, come hai detto tu, l'anno scorso pure quando giocavamo contro Celtic o Rangers era come giocare fuori casa, no? Avevamo la tribuna principale, due curve, l'altra tribuna è praticamente colorata di verde e di blu. Oddio, verde e blu, sì. Così, appunto, c'è poca tradizione. Poi Livingston, appunto, è la new town, e quindi sì, Esatto. c'è poco legame tra la città e la squadra. Venendo a questo campionato, la prima parte l'hai fatta al Partick Thistle. Questo sì, pur essendo la terza squadra, cosiddetta terza squadra di Glasgow, loro hanno un buon seguito, perché comunque il quartiere Maryhill è giallorosso, diciamo. Come ti sei trovato? Perché so che ci sono dei problemi, leggo che ci sono dei problemi a livello societario. Come ti sei trovato? No, come hai detto tu, è una società storica, è una società che
diciamo, non è nuova la. Dovrebbe, teoricamente dovrebbe trovarsi in SPL perché a livello di tifoseria, di tradizione, è una squadra che dovrebbe stare in SPL. Ovviamente, se in campo però non dimostri di essere una squadra di SPL, è giusto che ti ritrovi in Championship in questa situazione. Perché comunque, negli ultimi anni è una società che non è stata gestita benissimo, a detta di tutti. In particolare, negli ultimi 2 anni è stato un crollo pazzesco, impensabile per una società di questo livello con un seguito così. E io sono arrivato in un momento dove c'era tanta negatività, dove sono passato da Livingston, dove entravi al campo e vedevi che comunque l'atmosfera era fantastica. Comunque, quando lo senti proprio che la gente è positiva, c'è voglia di fare bene. Invece, quando sono arrivato, venivano già da una stagione in Championship disastrosa, dove siamo salvati all'ultima giornata, altrimenti sarebbe colmata con la seconda retrocessione in 2 anni, sarebbe culminata con la seconda retrocessione. L'inizio di questa stagione è stata comunque iniziata con tanta negatività, soprattutto con l'allenatore che c'era in quel momento, che non era tanto ben visto dalla maggior parte dei tifosi, Gary Caldwell. Sì. E quindi dopo poche giornate mi sono ritrovato con un allenatore esonerato che mi aveva portato là e con tanti tifosi che già erano parecchio furiosi. Nel senso, ogni partita in casa, ogni 2 settimane la partita in casa era sempre andata a Sicurizzazione. peggiorare. Sì. Era una situazione strana perché c'era malumore, si sentivano, te ne accorgi anche quando stai in campo che al primo errore senti già i tifosi che cominciano a borbottare, Insofferenti. indispettirsi, insofferenti. Quindi è stata, non l'ho vissuta benissimo, Non è devo essere messo bene. sincero. Mi E ricordo, non mi sì. sono. Non mi ricordo a Greenock che vincevate 2-0 e hai fatto gol anche tu, che avete preso 3-2, una partita incredibile. Quella è stata il riassunto della stagione. È stata una delle partite in cui ho capito che quando proprio ti gira male capisci che può solo peggiorare. E poi siamo passati da un allenatore come Caldwell, appunto, che a me piaceva tantissimo. Era un allenatore giovane con nuove idee, che in Scozia spesso non si vedono. Siamo passati da lui all'opposto, totalmente l'opposto, che è Ian McCall. È molto old school, è molto più grande sia di età e come metodi ovviamente è l'esatto opposto. Comunque si passa allenamenti molto vecchia scuola, poca tattica, tanto tipico calcio scozzese, vai e cerchi di dare il massimo e chi ha più voglia vince. Certo. E a gennaio ti sei trasferito al Falkirk, altra nobile decaduta, perché insomma il Falkirk storicamente ha fatto più campionati di Premiership che in altre categorie, che adesso in Ligue 1. In Sì. Ligue 1 avevate anche un buon trend, no? Cioè, nel senso che comunque prima dell'interruzione dei campionati eravate a un punto dal rate. E secondo te il Falkirk tornerà a breve nelle categorie che gli spettano, o sarà dura? Io penso di sì, anche perché secondo me ultimamente ha un po' raddrizzato la situazione sia a livello societario sia in campo, perché i problemi per loro sono stati soprattutto le ultime 2 stagioni, quando Paul Hartley era allenatore, dove c'è stata una serie di decisioni che hanno portato alla retrocessione in Liguana. Adesso l'allenatore è Lee Miller, che è un ex leggenda del club e tra l'altro il mio ex compagno di squadra ai tempi del Livingston. E diciamo, adesso sono riusciti a riportare i tifosi dalla loro parte. C'è sempre molto entusiasmo nelle partite che giochiamo in casa e si vede che comunque la società sta di nuovo sulla via giusta. E adesso non lo so se si riuscirà a finire questo campionato, però se si potesse finire, secondo me ci sono grandi possibilità di essere promossi. Sì. Beh, non si sa appunto, però era una bella lotta perché oltre a voi, al Rate, c'era l'Erdrionians, sì, poi
poi c'era il Montrose e forse ce n'era anche un altro che dimentico. Sì. E Spice mi sembra Ah, che era. Ispife, è vero, Ispife. Era una nota 5 bellissima. Poi voi le reti vi eravate un po' staccati, probabilmente avete anche più qualità e staremo a vedere cosa succederà. Lo stadio è bellissimo del Falkirk, nuovo ma bello, campo sintetico, l'ho visitato, è veramente bello. Che differenze ci sono, visto che hai avuto la fortuna di giocare sia nel campionato inglese che in quello scozzese? Che differenza c'è tra i due modi sia di vivere il calcio che poi di giocarlo su un campo da calcio, tra Inghilterra e Ma forse la differenza in Inghilterra è che c'è più seguito e c'è più gente allo stadio, nel senso in SPL in particolare c'è molta differenza c'è un gap enorme tra Celtic e Rangers e alcune squadre che stanno sotto. Tipo si passa da Celtic dove vai a giocare davanti a 60.000 spettatori a l'Hamilton, dove mi sembra che stai giocando a porte chiuse, o Livingston, perché i tifosi sono pochissimi. Quindi in Inghilterra non c'è questo gap, comunque sono stadi sempre molto pieni, anche le società più piccole. E quindi a livello fuori dal campo principalmente è quello, perché poi comunque il trasporto dei tifosi è lo stesso, è comunque tipico britannico quello. In campo io non ho trovato tante differenze, forse se devo essere se devo proprio trovarne una è una maggiore intensità, forse in Scozia è un calcio molto molto veloce. In Inghilterra è sì fisico e intenso, ma alcune partite sono anche possono essere più lente e c'è più possesso palla, mentre in Scozia la maggior parte delle partite sono partite di tennis. La palla, se sei uno spettatore, è destra e sinistra per 90 minuti. Sì, forse fammi passare il termine, in Scozia è un po' più violento, anche vedo anche i tackle che ci sono in Scozia, magari in Inghilterra c'erano fino agli anni 70-80, però adesso si è un po' più diventa un po' più morbido in Inghilterra. In Scozia io vedo ancora delle entrate veramente da. È rimasto molto rude come calcio. Forse, non so, forse dipende dal fatto che comunque l'Inghilterra è stata più, tra virgolette, invasa da stranieri, quindi è arrivato pure questa mentalità un po' più europea, mentre la Scozia è rimasta un po' più davvero britannica nella mentalità. Certo. E prima mi hai detto che dopo l'esperienza Ross County ti sarebbe piaciuto ritornare in Italia. Cosa ti ha spinto a rimanere per così tanto tempo? Ormai quasi sono 15 anni che sei sì, per così tanto tempo nel Regno Unito e in particolare in Scozia. E va, non è mai stata pensata, comunque non ho mai avuto un piano, però piano piano con gli anni, quando poi continui a giocare in un paese, il tuo mercato è lì. Anche se sono italiano, comunque io calcisticamente sono cresciuto qui, quindi per me è sempre stato più facile trovare squadra qui e a livello di ambientamento sarebbe difficile per me tornare in Italia. Ovviamente parlando nell'ambito calcistico. Quindi niente, per me è sempre stato facile rimanere tutti questi anni e col passare del tempo sempre di più, no? Perché comunque diventa la tua casa, conosci certi meccanismi e diventa molto più facile. Certo, e ti piacerebbe concludere la carriera in Scozia? Non lo so, onestamente, come ti ho detto, è così difficile programmare, fare un piano nel calcio. Poi magari fare un piano in testa, sperare una cosa, No, ma no, certo. molte volte è molto facile che non accada, perché ci sono molte cose che non si possono controllare nel calcio. Cioè, tu E ovviamente sono più le possibilità che finisca la carriera qui che in Italia. che in Italia, sì. Tu hai ancora anni di contratto con Livingston, perché tu sei in prestito al Falkirk adesso, giusto? Sì, sono in prestito, ma un altro anno di contratto Quindi fino al fino a 2021. 2021, ok, quindi insomma, arrivesti a 34 anni. E, cosa ti manca di più dell'Italia? Ma principalmente la famiglia, non sono una di quelle, nel senso all'inizio magari le abitudini che avevo in Italia, ma essendo qui da tanto tempo non sono un italiano tipico che manca molto il cibo, quelle cose lì. Principalmente mi mancano gli affetti familiari, gli amici, poi
mi trovo bene a vivere qua, comunque mi sono abituato a livello di vita, comunque sono diventato abbastanza scozzese o britannico, quindi non, se devo essere onesto non faccio fatica, certo, mi piacerebbe vedere il sole un po' più spesso, questo purtroppo non Qualche grado in più. Eh qualche grado in più, sì. però purtroppo non si può avere tutta la vita. No, assolutamente. Senti, come viene visto un italiano in Scozia? E guarda, loro sono, come ti ho detto, sono un popolo un po' chiuso all'inizio. Io li paragono un po' ai sardi, perché avendo famiglia sarda sono un po' così, nel senso all'inizio sono un po' ti tengono un po' a distanza, poi se capiscono che sei una persona che si vuole ambientare, diventi uno di loro. Secondo me loro non dipende da loro, dipende più che altro da te. Appunto, come ti ho detto, se arrivi qua e provi a fare l'italiano, nel senso di lamenti del tempo, di lamenti che gli allenamenti sono duri, che anche il venerdì si danno le mazzate in allenamento, che cioè, è molto figo, il calcio è molto fisico. Se arrivi con questa mentalità, duri pochissimo, perché loro ti marginano, ti mettono da parte. Infatti, qui gli italiani che sono riusciti a rimanere tanto tempo sono pochi. Alcuno. Qua uno dei più famosi e conosciuti è Manu Pascali, e lui è proprio l'esempio perfetto che se vieni qui con la voglia di ambientarti, con l'entusiasmo, con la voglia di immergerti nelle tradizioni loro, non fai fatica a essere apprezzato. Anche un altro che come te, Manuel Pascali ha fatto il capitano al Kilmarnock. Non ci sono tanti italiani che sono di qua e sono diventati capitano del club. Lui e Amoruso, Occhiecroce, Amoruso con i Esatto. Rangers, Occhiecroce sono stati loro e pochi altri. E anche Massimo Donati, che comunque è da una vita che è in Scozia, che adesso fa il vice allenatore al Kilmarnock. Però insomma, vedo che come te, insomma, ce ne sono di ragazzi che vanno lì e poi si innamorano anche del calcio, del modus vivendi che hanno in Scozia. E una domanda, allora vedo che qua ci chiedono, non ho fatto in tempo, ero mestre laziale, ma gli hanno risposto che sei laziale. Un'altra domanda Assolutamente. che mi hanno fatto in privato, mi hanno chiesto perché nessun allenatore ha creduto in te come seconda punta? Onestamente, avevo iniziato come seconda punta, poi è stato di cane a cambiarmi di ruolo, nel senso io fino a 20 anni, 21-22 anni ho sempre giocato punta. Poi Di Canio aveva capito che, almeno pensava che come attaccante non sarei riuscito a mostrare, diciamo, la mia forza, perché fisicamente non ho sempre, secondo lui avrei fatto fatica con i difensori della stazza no, importante come ce ne sono molti in Scozia, quindi sono stato trasformato in un esterno destro o sinistro, però principalmente anche il fatto che si gioca poco con la seconda punta adesso, i moduli sono molto cambiati ultimamente, si gioca con una punta o alcune volte con tre, con due esterni alti, quindi per me è stato più facile reinventarmi come esterno, Come ecco. esterno, ti piace Comunque, anche di più. ma alcune persone, c'è cioè un mio amico in particolare che ha 20 anni che mi dice che tutti gli allenatori non hanno capito niente, che sono una seconda punta, però Sono stato lui a farmi la purtroppo. domanda in privato, probabilmente. Allora, sicuramente è stato lui perché mi fa una capoccia così da quando ho 70. Senti, Alberto ci chiede quale località scozzese ami maggiormente. Come per viverci, Edimburgo, secondo me è la città più bella. Rispetto a Glasgow, secondo me è molto, molto più bella da visitare e da vivere. Forse la più affascinante. I posti che consiglio di più per un italiano che viene in Scozia per qualche giorno sono le Highlands, perché secondo me sono posti che non puoi vedere in nessun'altra parte del mondo a livello di paesaggi, di natura, sono posti che ti rimangono dentro. E Assolutamente. ovviamente non consiglio a nessuno di vivere lì, perché no, o diventi depresso dopo 2 settimane, perché non, comunque gli inverni sono lunghi e sono tosti. Certo. E quindi da visitare sono le Highlands, sono dei posti stupendi. E come per vivere, forse Edimburgo è la città che mi piace più. Ok. Senti, qual è il compagno più forte con cui hai giocato?
In Scozia. Più forte in Scozia, forse Liam Boyce quando stava a Ross County, che è un giocatore particolare perché dall'aspetto sembra, non so, cioè, con tutto il rispetto, un camionista, nel senso, non c'entra niente, molto rude. Anche quando era arrivato a Ross County non era in condizioni fisiche presentabili. Poi, appena vedi il tocco di palla e i movimenti, ti rendi conto che è di un'altra categoria. E infatti, adesso. Che è arrivato agli Lazio, comunque ha fatto vedere in poche settimane di essere un giocatore di alto livello. E secondo me, se appunto sempre torniamo al discorso di prima, se c'è la possibilità di finire il campionato, io penso che con un giocatore così i Lazio hanno buone possibilità di rimanere in Espia. Assolutamente. E il giocatore più forte contro cui hai giocato in Scozia, che proprio ti ha impressionato maggiormente? In Scozia forse Van Dijk quando era al Celtic. È l'unica volta che mi è sembrato di essere un bambino che gioca contro un adulto. Perché comunque è un giocatore che, nel senso, se io penso che in Scozia giocasse al 30% delle sue, cioè fosse quasi noioso per lui giocare a quei livelli, perché è talmente di un'altra categoria che per lui l'SPL era veramente un giocare contro bambini. Certo. E poi ce ne sono tantissimi. Ecco, ogni volta che giochiamo contro il Celtic, Rangers, comunque capisci che sono giocatori di altissimo livello. Però Van Dijk è quello che mi ha fatto E maggiore impressione. pensa che hanno chiesto a McGregor, il centrocampista del Celtic, qual è il compagno di squadra più forte con cui ha giocato, e lui ha detto Scott Brown, non ha detto Van Dijk, che ha suscitato un po' Beh, di beh sì, anche Scott Brown al suo perché. E senti, siamo arrivati, Raffaele, all'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione sta per concludere. Ti volevo chiedere, finita la carriera, ti piacerebbe diventare allenatore o farai altro? no, è una cosa a cui penso, e ovviamente è difficile perché tutti noi, la maggior parte dei miei compagni, hanno tutti questa voglia di rimanere nel calcio, di essere allenatori, quindi non è per tutti. E le squadre sono poche in Scozia, i posti sono pochi, quindi devi avere anche un po' di fortuna, di esserci al momento giusto e avere l'opportunità giusta al momento giusto. Però ovviamente, avendo fatto quasi tutta la vita nel calcio, mi piacerebbe continuare in questo ambiente. E Certo. ho già preso il patentino allenatore, il patentino B, quindi mi piacerebbe continuare. E chissà, da un momento all'altro magari potrò avere un'opportunità quando smetterò di giocare. Sì, quindi potresti già allenare le giovanili, no? Se non sbaglio, col patentino Sì, fino alle giovanili con sì, poi ovviamente quando riuscirò a fare il patentino A, avrò anche la possibilità di, se voglio, di allenare una prima squadra. Certo. Raffaele, allora a me ha fatto veramente piacere averti qui con noi. Sappi che sia io che i ragazzi che mi danno una mano nel gestire la pagina ti seguiamo sempre con affetto perché sei, a parte che hai fatto quello che tanti sogniamo, beh, insomma, io sogniamo di fare, cioè fare una carriera interamente nel Regno Unito e in particolare in Scozia. E io ti auguro il massimo, speriamo che questo campionato possa riprendere e che il Falkirk possa tornare in Championship e mai che vada il prossimo anno saresti comunque in Premiership con il Livingston, quindi insomma spero che insomma, tu possa concludere la carriera in Scozia ai massimi livelli. No, ti ringrazio e la vostra pagina la seguo anche io, quindi mi fate compagnia anche a me, quindi vi ringrazio io. Mi fa molto piacere. Io ti auguro una buona serata e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie Grazie. Ciao, Enrico. ciao. Ciao, a presto. Ciao. Ragazzi, siamo arrivati anche stasera, siamo vicini all'ora di collegamento. Mi ha fatto piacere un'altra bella chiacchierata. La caricheremo prestissimo su YouTube, quindi chi non è potuto stare con noi la può rivedere. Vi dico già che giovedì probabilmente faremo un'altra diretta, nome Top Secret. Insomma, seguiteci che vi daremo presto delle novità. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e restate con il calcio scozzese. Ciao ragazzi!